Benvenuti alla terza edizione del Belly Naples Festival. Benvenuti alle Terme di Agnano. Oggi siamo qui, come potete vedere alle mie spalle, alla terza edizione del Belly Naples Festival, un festival dedicato a una delle danze più misteriose e antiche del mondo, la danza del ventre. Siamo in compagnia di Madame Samira di Samira Fashion. Salve, benvenuta su TV Sorrento. Salve a te. Allora, Madame Samira, vogliamo sapere da lei, che lei è un'esperta da tanti anni ormai nel settore della danza orientale, un po' alcune curiosità sugli abiti. Ogni danza ha una caratteristica di avere un abito particolare, ci vuole un po' illustrare. Allora, è vero, ogni danza, ogni stile di danza ha un abito. Per esempio prendiamo l'abito Saidi, che è una danza folcloristica e proviene da una regione soprattutto del sud. E quindi c'è la galabia, la classica galabia della gente del sud, del popolo, quindi ritorna a noi le danzatrici, quindi facciamo questo stile con la galabia, per esempio, e poi diventa una galabia più moderna. E poi c'è l'accessorio tradizionale, cioè, che è il bastone. Esattamente. Questa quindi questa è la danza Saidi. E per esempio c'è anche un'altra danza che è Scandarani, Alessandrino, dove io mostro questo abito. E l'alessandrino è una caratteristica delle donne alessandrine, che sono civette, diciamo, molto coquette, molto smorfiose. Esatto, quindi hanno questo abito un po' più cortino, con queste meleie al velo nero che mettono sopra il capo. È uscito fuori questo costume dell'alessandrino, Scandarani. Questo è un altro. E poi andiamo, per esempio, nei classici che registrano proprio cintura, che è il classico, quello piuttosto tipo Samia Gamal, Naima, che è uscito fuori questa cosa un po' più classico, però moderno in quel tempo, perché osè comunque con due spacchi, insomma, in Egitto non è da era. E poi è uscito fuori dopo lo stretch, perché la belly dance, la danza orientale, ha subito dei cambiamenti, delle contaminazioni, e quindi siamo andati proprio al moderno. Lo stretch è un abito con reggiseno. E le novità del 2013? Forse più osè, facciamo. Quindi più trasparenze, colori. Trasparenza. Push up. Adesso vediamo le contaminazioni, perché siamo stati contaminati anche del fusion e del folklore un po' del mondo, diciamo, no? Ma vogliamo ricordare alle amiche a casa che chiunque può partecipare ad un corso di danza del ventre, qualsiasi taglia, non c'è un limite. Assolutamente, è la danza della donna e per la donna, quindi non c'è di alte, basse, grasse, magre. Assolutamente, quindi la danza. Tutte, perché poi c'è Madame Samira che vi aiuterà a trovare l'abito giusto. E siamo qui alle Terme di Agnano con la signora Marianna Siciliano. Perché lei è qui al Festival della Danza del Ventre? Per vedere mia nuora, la mia grande Munira, che è qui presente. Ah, quindi abbiamo qui una delle partecipanti. Sì. Sei emozionata? Tanto, sempre. Come... In quale categoria gareggi?
faccio la prima categoria A in assolo e poi gareggio col gruppo, con le mie compagne di sempre. Come si chiamano le tue amiche? È il gruppo Shalimar, l'Accademia Mizmar di Nadira Ram. Ah beh, di Valentina, allora in bocca al lupo. Crepi il lupo. Salutiamo la tua maestra Valentina. E qui al Festival della Danza del Ventre, in compagnia di due simpatici signori. Sono Luigi. Sono Paolo. Da dove venite? Vigaguenze. Da Vigaguenze. Allora, voglio sapere il motivo per cui state qua. Siete qui per tifare per la gara di stasera o solo per semplice curiosità? No, siamo per tifare per le nostre figlie che partecipano a questo evento. Come si chiamano? Savarese e Francesca. Fradanna e Rossella. Quindi in bocca al lupo alle bambine. Sì, in bocca al lupo. In bocca al lupo. E siamo in compagnia della maestra nonché organizzatrice del Festival della Danza al Ventre di Napoli, Sandy Dalì. Buonasera e benvenuta su TV Sorrento. Buonasera, buonasera, grazie. Allora, siamo arrivati alla terza edizione, un grande successo, com'è andata quest'anno? Beh, è andata benissimo, terza edizione è andata molto molto bene, sì, sono contentissima. Non potevi non organizzarlo tu il festival a Napoli, tu che sei stata la pioniera della danza del ventre. Sì, sono oltre 20 anni che mi occupo di danza orientale, vabbè, ho studiato danza da bambina e poi mi sono appassionata e affascinata a questa cultura, per cui ho deciso di portarla anche in Italia, ho vissuto fuori, insomma, poi vabbè, una vita abbastanza lunga. Sei, diciamo, la maestra delle maestre italiane. Chi danzatrice del ventre italiano non ha fatto uno stage o una lezione con te? Cosa si prova a essere l'icona di tante ragazze? Non te lo so dire, mi sembra una cosa così strana, però è la verità. Io ovviamente l'ho fatto per pura passione, perché amavo questa cultura, essendo stata poi sposata con un arabo, per cui mi è venuto molto spontaneo, molto naturale. Essere un'icona comunque è una bella cosa, decisamente sì. E ancora quest'anno confermati i grandi ospiti internazionali, maestri Saida e Yamil. Cosa vogliamo dire di loro? Un messaggio? Saida e Yamil sono fantastici, non hanno lo stile puro egiziano, il loro stile è abbastanza diverso dal mondo, dalla danza che appartiene al mondo arabo, ma comunque sono artisti che hanno una tecnica eccezionale. Io li ammiro perché, avendo studiato poi altre danze, riesco a comprendere, sì, molto, ad apprezzare molto, molto il loro stile, che ovviamente adoro. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a te e arrivederci alla prossima edizione. E siamo in compagnia di Pina della Brothers for Dance. Allora Pina, stasera sei qui per tifare le tue allieve figlie. Sì, le perle del Nilo della Brothers for Dance. Quindi danza del ventre protagoniste questa sera nella categoria B, mi dicevi. Sì, è giusto. Cosa ti piace della danza del ventre? È tutto, la sensualità, tutto il movimento che c'è, bellissimo. Quindi allora in bocca al lupo alle allieve della Brothers for Dance. Che crepi. E in questo meraviglioso festival abbiamo anche una danzatrice del ventre speciale. Come ti chiami? Imma. Imma, mamma mia come sei bella, ma tu sei una principessa. Una sorta di principessa dell'Oriente. Come sei? Ma fammi vedere, ti piace la danza del ventre? Sì. Fammi vedere un movimento della danza del ventre. Un twist. Che cos'è il twist? Fai vedere. Brava! E l'hip drop? Questo è lo scimi, bravissimo. Guarda la telecamera e dai un bacio. Dai un bacio alla telecamera. Allora dallo a me un bacio. Ok, ciao. Salutiamo. E siamo insieme ad altre due organizzatrici importantissime per questo festival, Katie e Margot. Salve e benvenute su TV Sorrento. Ciao. Buonasera. Allora voglio sapere, un festival così grande, 3 giorni interi di stage, corsi, tanti maestri nazionali ed internazionali, quanto tempo richiede? L'organizzazione quanto tempo dura? Un anno, 2 anni? Come vi organizzate? Di anno in anno, stiamo già organizzando la 4ª edizione per la verità. Quindi già state pubblicizzando come Belly Naples Festival 2014. Esattamente. Cosa avete? Ci potete svelare qualche segreto? Andiamo da Margot forse ci rivela qualcosa. No, diciamo che fondamentalmente non ci sbilanciamo. Sicuramente stiamo scegliendo un cast di maestri prima di tutto completo, perché quello che ci piace offrire sono tutti quanti gli stili che questa danza comprende, di diverse provenienze, ma tutti quanti di altissima qualità. E ovviamente consigliamo alle persone, alle ballerine campane, di venire ad approfondire le loro conoscenze.
ma soprattutto alle persone che non conoscono questo mondo di venirlo a conoscere guardando gli spettacoli. Certo, quello è importante, o anche venire a tifare alle competizioni come quella di stasera. Esattamente. Quanti gruppi ci sono stasera? Abbiamo un bel po' di esibizioni tra soliste e gruppi, ce ne saranno una trentina. Bene, allora non ci resta che